Presente anche il presidente del Consiglio Enrico Letta ai funerali delle vittime del bus precipitato dal viadotto sulla 16 Napoli-Bari. Ieri la proclamazione da parte del Consiglio dei Ministri di una giornata di lutto nazionale in occasione delle esequie è iniziato con la lettura dell'elenco dei nomi dei 38 scomparsi dall'altare, il funerale a Pozzuoli nel palazzetto dello sport del quartiere Monteruscello. I parenti, per tutta la durata della funzione, sono rimasti seduti a terra accanto alle bare. I funerali, a cui hanno partecipato circa 4.000 persone, sono stati officiati da Monsignor Gennaro Pascarella, vescovo di Pozzuoli, il quale ha anche sottolineato il telegramma di solidarietà fatto arrivare da Papa Francesco. Erano presenti ai funerali anche il ministro De Girolamo, il governatore Stefano Caldoro e il leader del PD Guglielmo Epifani. E intanto continuano le indagini per accertare le cause dell'incidente. Secondo quanto reso noto dal prefetto di Avellino Umberto Guidato, non vi è più nessun disperso. Il procuratore della città, Rosario Cantelmo, intanto ha affermato che si sta valutando anche la posizione della società Autostrade, a conferma che le indagini sulla strage sono a tutto campo. Il procuratore ha inoltre precisato che l'autista del bus, di cui non è presente il nome nella lista dei deceduti, ormai resa pubblica, era parente del proprietario della ditta Mondo Travel di Napoli, che ha affittato il bus Gran Turismo sottoposto a revisione lo scorso mese di marzo. Le riprese effettuate dalle telecamere locali sono state sequestrate. Gli inquirenti attribuiscono grande importanza alla verifica del sistema di sicurezza della barriera in calcestruzzo posta sul bordo laterale destro del viadotto. Il procuratore di Avellino ha aggiunto che le ipotesi di reato per cui si procede sono omicidio plurimo colposo e disastro colposo. Non si procede quindi per strage colposa, come riferito in precedenza.